Alessandro Sallusti, allora sul Quirinale Salvini esorta oggi Berlusconi a fare i suoi conti, i suoi incontri presto e annuncia anche il cosiddetto piano B, cioè prima di lunedì rivelerà quali sono le alternative per il Quirinale del centro-destra. Forza Italia ha subito risposto con una nota dicendo che no, che Berlusconi resta il candidato di tutto il centrodestra compatto. È così oppure in realtà è già tramontata ancora prima di rafforzarsi eventualmente questa candidatura di Berlusconi al Colle? No, più che tramontata è incerta, perché Berlusconi deve andare a prendere tra i 60 e gli 80 voti fuori dallo schieramento del centrodestra, ammesso non concesso di portare a casa tutti quelli del centrodestra, che è un'operazione difficilissima, è un'operazione coperta, nel senso che non ha, è illogico che Berlusconi ogni giorno informi gli alleati di quanti deputati e senatori extra centrodestra è riuscito a convincere, primo perché non c'è una matematica certezza, secondo perché è un controsenso, perché quell'operazione riesce se è segreta fino all'ultimo e rimane segreta anche dopo il voto segreto. Quindi siamo in una situazione di assoluto stallo e oggi mi sembra che Salvini abbia preso l'iniziativa, perché né Salvini né immagino Giorgia Meloni vogliono immolarsi per andare allo sbaraglio su una candidatura che non ha probabilità di successo. Quindi questo quando scioglierà la riserva Berlusconi, Alessandro? Ma io penso, se fosse per Berlusconi, credo che la scioglierebbe un minuto prima, come ha fatto in altre occasioni. Berlusconi non è un kamikaze. Quando si trattò di votare la sfiducia a Letta, aveva annunciato la sfiducia e poi 5 minuti prima del voto, al governo Letta intendo, 5 minuti prima del voto votò la fiducia. Quando si trattò di andarsi a dimettersi al Quirinale, fino al pomeriggio aveva detto che non l'avrebbe fatto, poi alla fine l'ha fatto all'ultimo minuto utile. Insomma, io non credo che Berlusconi sia un kamikaze, però riconosco a Salvini e alla Meloni il diritto di non andare a schiantarsi loro, perché è ovvio che se tu sostieni la candidatura di Berlusconi e poi la candidatura fa flop, non è che è morto solo Berlusconi. Diciamo certo. Che Salvini e la Meloni non uscirebbero particolarmente vivi. Andrea Scanzi, sei d'accordo?